essere qui. È un giorno per noi molto importante, molto bello, molto particolare. Presentiamo il Neri Pozza Book Club, quindi giornata di passione e di cultura. Io semplicemente in questo caso sono l'ospite, nel senso che quando mi è stata raccontata questa avventura ho detto sono molto felice che il teatro possa ospitare questo progetto. Noi ci occupiamo prevalentemente di teatro, quindi formazione, produzione e ospitalità, e a lato però abbiamo una grande passione per il mondo letterario. E quindi ci succede tutte le settimane di ospitare iniziative. Abbiamo questo giovedì una giornata dedicata a Pasolini con Gianfranco De Bosio, istituto per l'opera della poesia, e prevalentemente Gazzanti, Pasolini Gazzanti. La settimana prossima abbiamo una giornata dedicata a Corrado Augias, che presenta Il soldato oscuro dell'amore e gli altri. La successiva invece presentiamo l'11 di maggio Cazzullo, che porterà qui due testi suoi, Mondadori e Rizzoli. Quindi lo facciamo per questo periodo di riposo, per dire che invece di riposo diventerà il punto di riferimento di questo teatro da tutti i punti di vista. No, per noi è molto bello pensare che in questo luogo, in questo piccolo luogo, ma anche altri spazi del teatro sono dedicati a questo, accanto al teatro si possa parlare di letteratura, di poesia, e questo progetto è squisitamente letterario, perché poi lo racconteranno, è un progetto veramente molto particolare, intenso, ecco, di questo si occupa, quindi la promozione della letteratura e dell'amore per il libro. E quando mi hanno contato questo progetto ho detto bene, sono felice, accanto ad esempio alla Biblioteca Sormani, che ospita a Milano, quindi come dire il Teatro di Verona, che accanto a Sormani cura un progetto così ambizioso e così bello, è sembrato molto importante per la nostra città. Apro solo una parentesi, qualche anno fa, così capite come in realtà questo sia un percorso di un viaggio, io ho proposto al dottor Zeghi, al dottor Russo, scusate non vi ho presentati, è terribile allora, dottor Russo, direttore editoriale di Neri Pozza, dottor Zeghi, amministratore delegato di Neri Pozza Atesis per Neri Pozza, e Marco Ardielli, il nostro presidente del Neri Pozza Book Club. Tutti sono coordinatore. Ah, non c'è il presidente. No, coordinatore. No, ma lo facciamo. Va bene, prossima votazione. Allora, qualche anno fa, non tanto per scherzo, ma che ci credevo in realtà poi della partita, ma meglio così per tante ragioni, avevo chiesto alla Neri Pozza se voleva in questo spazio prima libreria, si torna. Naturalmente mi hanno convinto che sarebbe stata un'idea pericolosissima da tanti punti di vista, soprattutto economica. Sono contento di non averlo fatto, perché ci sarebbero incastrati in un progetto come adesso in libreria, sono un po' in crisi per tante ragioni, cioè questo spazio è molto particolare, ma forse non era così adatto. Però lì è iniziata questa felice collaborazione. Io sono felice perché il ricorso è una casa editrice straordinaria, prima mi raccontava edita ogni anno 100 testi, quindi è un lavoro straordinario e molto importante. Quindi l'idea semplicemente di poter collaborare con questo piccolo progetto, però un progetto molto sensibile, molto appassionato e molto bello, mi è sembrato per il nostro teatro bello e importante. Taccio, do la parola al dottor Zeghi.